Salve, salve amici, buonasera a tutti. Salve, come sta? Tutto a posto? Io oggi mi sento molto meglio e reduce, come vedete, da una piccola influenza, però la mia influenza purtroppo quando è piccola diventa grande. E allora niente, mi sono un po' rotta un po'. E niente, adesso mi sento meglio e iniziamo insieme questa bellissima avventura. Mi raccomando, siete forti, siete carichi. Ok, e allora noi partiamo. Adesso vi rammento un po' gli ingredienti. Allora, per quattro persone abbiamo bisogno di io l'ho fatto per tre perché noi siamo in tre. Per quattro persone ci vogliono 320 g di orecchiette, 500 g di broccoli, e, 750 g di vongole, un paio di spicchio d'aglio, del vino bianco per sfumare, dell'olio extravergine di oliva, del sale, nulla di più. E peperoncino. Ah, e ovviamente il peperoncino. Allora, come vi avevo preavvisato, di portarvi avanti con l'acqua in ebollizione. Perché? Perché partiamo subito con la cottura dei broccoli. E allora Ragazzi, tutti andiamo. quanti insieme, mi raccomando, eh. Siete tutti pronti? Possiamo cominciare. Sono esattamente le 7 e 2 minuti e vediamo se bolle l'acqua, un attimo. Forse io ho bisogno di qualche altro mezzo minuto, eh. Un altro mezzo minuto. E vi saluto tutti, vi saluto tutti, un bacio grandissimo, già tutte le persone che stanno scrivendo. E C'è niente. Susanna, Giovanna, Ciao Susanna, ciao Katia, Giovanna, perché Paolone. se non mi dicono, Aspetta che introcendo ancora, aspetta. sì, se non mi dicono Non che, partirà. se non mi dicono i nomi, io purtroppo non vedo e non so chi è che mi saluta. Perciò, voi che siete qui i miei aiutanti, Aspetta un paio di minuti, così un altro paio di procede. minuti. Ah beh, il tempo che comincia a bollire, cioè che va in ebollizione la mia acqua, perché sennò altrimenti non posso mettere i broccoli. È una ricetta molto semplice. A proposito, avete preparato il frullatore? Oppure può andare bene anche un po' il mini pimer, sapete, il frullatore a immersione. Però va bene comunque, se non ce l'avete potete anche schiacciare con le mani, con la forchetta e quindi diventa una specie di crema, non Dai, proprio crema. iniziamola. Vediamo un attimo se l'acqua comincia a bollire, sta cominciando le prime bollicine. Ok, avete già pulito e lavato i broccoli? Sì, io li ho già preparati, eccoli qua. E le vongole sono ancora nell'acqua, io adesso le vado a, diciamo, a scolare. Le ho fatte spurgare naturalmente, vabbè che già le ho comprate già spurgate, sinceramente. Però basta mettere sempre un po' di acqua o magari anche un po' di sale per farle spurgare. Ok, allora ci sono altre persone che Sì, stanno dai, seguendo? iniziamo, dai, Ok, iniziamo. iniziamo. Ecco qua, già bolle, diciamo, all'interno l'acqua e vado a calare i broccoli. Metto un po' di sale, perché poi l'acqua servirà anche per lessare la pasta, naturalmente. Copriamo e portiamo a bollore. Intanto, adesso cosa facciamo? Io ho preparato un'altra pentola. In questa pentola andrò ad aprire le vongole, naturalmente. E come fare? Allora, un po' di aglio, un spicchietto, metto dell'aglio,
e basta. Un filo d'olio. Accendo la fiamma e faccio leggermente imbiondire e riscaldare l'olio. Imbiondire l'aglio e riscaldare l'olio. Saluta Rosa Sidica. Ciao Rosa! Ciao! C'è anche la figlia in diretta, Federica. Federica, Rosa e Federica. Ciao, un bacione! Grandissimo! Tutto a posto? Vi piace questa idea, ragazzi, della ricetta in diretta? Sì? Piace, ok. C'è anche Claude. Claude! Dice che sei bella. Grazie Claude, grazie. Irene Mallardi pure, dice che è barese il loro piatto questo, ovviamente sì. È un piatto barese questo qua. Sì, le cime di broccoli e le orecchiette. Anna Campa ti ha fatto i complimenti, Anna. Grazie Anna, grazie. Siete tutti splendide, tutte. Marina, giustamente c'è tanta gente che chiama, tu saluto sempre tutti quanti. Sì, voi mi dite i nomi perché dovete avvisare, se no altrimenti io non so, ecco, io sto cucinando, quindi. I miei assistenti stasera sono un po' scarsi. Santina, come dire. Ciao Santina! Patrizia. Santina, ciao! Mi ricordo di te Santina, perché tu hai il nome della mia mamma, quindi mi ricordo benissimo di te. Un bacione Concetta, grande. Concetta, sì, ti piace. Concetta? Via che prepari. Cosa preparo? Ecco qua adesso, vediamo che cosa esce fuori, che cosa ne pensate, qualcosa di buono, sì, sicuramente. Lisa sì. Mena ha detto che assolutamente ci piace questa cosa della ricetta in diretta. Anna Rufo ti saluto dalla Germania. Anna, ciao Anna, dalla Germania, un bacione grande. Bella. Filomena che gatta, certo, ci sono anch'io. Ciao Filomena, ci sei anche tu? Mi fa tanto piacere. Vedete l'aglio comincia, l'olio comincia a scaldarsi, facciamo profumare un po' l'olio con l'aglio, poi dopo questo verrà tolto naturalmente, insomma, ed ecco qua. Io sono pronta per versare all'interno le vongole, quindi io vado. Tiziana ci si sente poco. Si sente poco Tiziana? Forse si sente di più la musica? Non lo so, fatemi sapere se si sente bene, se non. Vabbè, strano, è sempre uguale come. Hai provato ad alzare il volume? Renata nel grido, c'è anche lei. Ciao Renata! Tu sei un'altra delle mie grandissime amiche, perché io lo sento, ragazzi, siete tutte amiche, tutte. E, forse qualcuna un po' non particolare, perché io non conosco nessuno, però non lo so, dentro di me io lo sento. Sento che siete tutte amiche, che mi volete tanto bene. Ti sente bene, Maria tanto. Okay. Grazie Maria. Ok, grazie Maria. Ok, vediamo un po', dai, che si dice qua. Allora, niente, attendiamo che si aprano le valve, giusto? Vedete? Ancora presto, coprite, alzate la fiamma. Vedete la fiamma? Vedete tutto che sei bella. Concetta? Busiello. Concetta Busiello. Questa è bella. Anche tu sei bella. Nella del Galdo, pure perché è presente. Ciao Nella! Ciao! Bellissima! Tutti belli siete. Marina ha detto, come mi sente a lei? Marina Assenzio. A lei come la sente? Marina, tu sei un'altra di quelle lì, ok? Ce ne sono tantissime, veramente. Marina è una di quelle lì, sì. Antonella, adesso ho capito com'è la differenza tra burrito e brodo. Oh. No, finalmente. Ecco, brava, approfitta pure del fatto del vlog, così. Sì, infatti, ragazzi, io lo dico a voi che vabbè, già lo sapete, però per chi non lo sapesse, Gianfranca ha aperto un nuovo canale. Saluta Concetta.
Saluta Cetti Pucci che se deve andare. Cetti, ciao Cetti! Un bacione grande, mi dispiace. Mi dispiace che a lei, mi dispiace. E vabbè, la prossima volta. Donatella che ha detto? Di che? Non leggere i miei messaggi, Donatella. Donatella! Perché Donatella, come no? No, Donatella, no. Come non leggiamo? Non leggono i tuoi messaggi. Sono veloci. Allora io gli faccio un richiamo ufficiale. Leggete tutti i messaggi, mi raccomando. Ma soltanto, sono tanti, hai ragione, la fatica. Ed ecco qua, venite a guardare, guardate, ecco, le valve si sono aperte, basta, io spengo e le lascio leggermente raffreddare, ok? Lasciamo un attimo così, perché allora dopo di questo verrà filtrato il liquido, lo metterò in una ciotolina, preparatevi una ciotolina, un piatto, un bicchiere, quello che volete, con un collino. Le mie non ce ne sarà bisogno di passarle al setaccio, però non si può mai sapere, magari un po' di sabbia va a finire, rimane tutto qua. E dopodiché andrò a sgusciare alcune delle bombole, ok? Macchine tot parla dall'Uruguay. Come? Uruguay, macchine tot. Machine tot, dall'Uruguay. Ciao Machine. Angela Mazzotto invece da Lecce. Ciao Angela, come siete belli tutti quanti, veramente. Che felicità, per me è una grande gioia, una grande felicità. Veramente. Comunque stavi dicendo il vlog, ma... Sì, per quanto riguarda il vlog, per chi non si sia ancora iscritto, si può iscrivere cliccando il link in descrizione di questo video finale, poi quando sarà terminato. Ma si chiama Caterina dell'Uruguay. Macchine tot e Caterina. Caterina! Ciao Caterina! Ecco, ditemi i vostri nomi reali, perché io purtroppo non è che vi possa ricordare... il nome, diciamo, insieme a poi a... mi dite il vostro nome, così magari facciamo prima, è molto più bello. Dai, ciao Caterina! Allora, qui i broccoli si stanno cuocendo, abbiamo quei 10 minuti di cottura, perché è giusto che si faccia, che si cuociano. Io copro sempre un pochino e lascio cuocere. Metto da parte la pentola con le vongole e un attimo e prendo una bella padella capiente. Eccola qua, la mia solita padellona in alluminio, è molto comoda, molto pratica, leggera e non pesa, soprattutto. Perché zia Franca si è fatta un po' vecchiettina, sapete, non ce la fa, insomma. Qualche saluto. Commento? Qualche saluto? No, qualcuno dice, perché non fai la ricetta di pesce? Tu digli che non no. Fai della... Ah no, per San Valentino, a proposito, no, per San Valentino. Allora, parla io... Di... Allora, le ricette si fanno perché si fanno delle votazioni, insomma. Ah, certo. Ah, vabbè, vuol dire che metteremo nella lista, nella playlist... la prossima volta ricette con più di pesce, però sarete sempre voi a decidere e a votare, anche se voi avete magari, non lo so, scrivetemi e magari mi dite guarda mi piacerebbe fare questo piatto, noi ci proveremo. Dunque è tanto bella Delisi che sei una cardella, altro che vecchietta. Non sei vecchia. Grazie tesoro. Continuiamo. Allora, stavo dicendo che per San Valentino, allora, la prossima ricetta in diretta dovrebbe cadere il 15 febbraio e per l'occasione del San Valentino, che è il 14, se a voi sta bene, poi me lo farete sapere, di fare la ricetta di San Valentino in diretta, però faremo una cosa un po' più particolare, tête a tête con il proprio marito o il fidanzato, e se vi fa piacere, se è un'idea che vi sta bene, a me piacerebbe tanto, quindi votate magari, oppure fatemi sapere nei commenti, dici guarda Franca, a noi ci fa piacere questa cosa, perché se sì ci organizzeremo appunto per il giorno 14, come si dice, in esclusiva invece del 15 del venerdì, anticiperemo di un giorno la ricetta in diretta. Ok ragazze? Allora,
continuiamo. Come ho detto, ho messo la padella sul, insomma, sul, qui sul fuoco, ma non è ancora acceso. Metto uno spicchio d'aglio tagliato a metà e aggiungo un pizzico di peperoncino. Mi raccomando, peperoncino che non sia troppo piccante, sennò altrimenti coprirà il sapore poi del piatto. Quindi io metto una puntina proprio, vedete? Poi dipende dal peperoncino. Questo è molto piccante. Quindi... Questo il mio è super piccante. Però mi piace il piccante, mi piace un po' il piccante. Però non deve coprire i sapori, eh? Ok. Fatto questo, metto dell'olio. Naturalmente io faccio una dose all'incirca di 2 cucchiai a testa. Quindi siamo in 3, io metto 5 cucchiai. Alza un po' la voce, mamma. Volume. Alza un po' la voce. Devo aumentare un po'? Allora, come ho detto, l'olio metto all'incirca 2 cucchiai a testa. Io già so la misura, quindi non vado a misurarli, eh? Ecco qua. Okay. Rallenta un attimo per gli amici che stanno cucinando con noi. Sì? Magari qualcuno che sta... State proseguendo, chi sta cucinando, ragazzi e ragazze? Come sta andando? Procedete tutto bene? Si procede bene? O sono troppo veloce magari? Non lo so. Però penso di no, perché siamo fermi, non stiamo facendo assolutamente niente. Aspettiamo che i broccoli si cuociano. E diciamo che sono, insomma, saranno già quasi quasi cotti. Un attimo solo. Guardate come faccio per vedere se sono cotti, diciamo, io schiaccio il gambo, vedete, qualche altro minuto e possiamo andarli a saltare in padella. Diana Mella ha detto che è la prima volta che si è iscritta, quindi non è iscritta. Come si chiama? Diana Mella, ha detto che però deve essere molto brava visto che c'è tutti questi sms carini. Grazie Diana. Grazie Diana, benvenuta. Ok, io adesso comincio ad accendere il fuoco sotto la pentola, sotto la padella, dell'aglio e dell'olio e del peperoncino. E faccio la stessa operazione delle vongole, quindi faccio profumare l'olio e dorare leggermente l'aglio. Dopodiché vado ad aggiungere i broccoli scolati e messi all'interno. Mi preparo un piatto, un attimo solo che prendo un piatto. Abbasso un poco il gas perché non vorrei che si bruciasse l'aglio e l'olio e soprattutto il peperoncino. Ok, i broccoli io li vado a tirar fuori, abbasso la fiamma perché tanto l'acqua servirà per la cottura della pasta. Quindi vado a raccogliere e li metto in piatto. Allora Nicoletta vuole sapere cosa stai cucinando, Nicoletta Riccio. Nicoletta, sto preparando le orecchiette con broccoli baresi, crema di broccoli baresi e vongole. Ok? Allora queste le lascio qua e in un ciotolino, una ciotolina piccolina, metto da parte qualche fiore di come si chiamano questi ragazzi? Broccoli. In sostituzione dei broccoli cosa si può usare? Le zucchine. Le cime di rapa. Zucchine, cime di rapa. I fiorilli. Ma se non piacciono questi magari non piacciono neanche. Infatti. Io metto un altro po'.
l'olio si sta cominciando a scaldare. Metto da parte qualche altro fiore. Sì, questo servirà per decorare il piatto. Questo servirà poi per la decorazione, ragazzi. Vediamo qualcuno più bello. Eccolo qua. Ok. Li lascio da parte. Allora, l'aglio si è leggermente imbiondito, l'olio si è profumato ed ora vado a mettere giù i broccoli. Intanto rosoliamo questi broccoli, sì, dimmi. Ma non sono troppo questi broccoli? No, no, perché sembrano tanti. Sono, i miei sono 300 grammi, quindi sono 100 grammi a testa. Non, poi se volete metterne di meno non c'è nessun problema. Io ho fatto più o meno delle dosi che possano andare bene, magari meglio un po' in più che un po' in meno. Però questo ciò lo toglie, se non possiate metterne di meno o di più. Il cavolo verza. Sì, si può. Vabbè, volendo. Sì, perché basta tagliare la striscetta, a listarelle e fare, la stessa cosa. Le verdure sono verdure. Come le volte, come le giri, sono sempre verdure, sono sempre buone dappertutto. Però questo è, più adatto. Donatella Restivo, non ci sono le cozze, sono fatte con le vongole, Donatella, adesso le inquadro. Sono le vongole, guarda, Donatella. Cosa sono state fatte queste vongole, ma? Con aglio e olio, e basta. Perché il peperoncino l'ho messo qui nei broccoli, quindi non... però altrimenti l'avrei messo un po' di peperoncino anche lì. Ok. Come vedete, cominciano ad appassirsi, ad ammorbidirsi, e allora io a questo punto vado a sfumare con un po' di vino bianco. Alzo la fiamma. Volete anche il cavolo bianco? Sì. Certo. Sì, sì. Come no? Certo. Cavolo bianco e la... Sì, certo, perché è la stessa cosa. Questo è verde, quello lì è bianco, il cavolfiore praticamente, no? Sì. Magnifico. Sì, se piace sì, perché no? A me piacciono i broccoli questi qua. Comunque, per chi ha delle idee di primi piatti, secondi, iscrivetevi, mandateci un'email all'indirizzo francescadibiase1@gmail.com. Chiunque volesse mandare qualche nei commenti, è coperto, sì, ho coperto un attimo, così li facciamo ammorbidire ancora un po'. Cristina, ti sei bravissima, ti piace seguirti. Grazie Cristina. Sì, a Cristina la conosco. Ciao Cristina, ciao a tutti ragazzi, siete tutte splendide. E anche maschietti. Siete tantissime, tantissime. Io ho un mare di amici e di amiche, non sapevo di averne tanti. Veramente ragazzi, vi voglio bene a tutti quanti, mi vogliono bene tutti e io voglio bene a tutti, veramente. Ok, allora, a questo punto, le vongole, tolgo il coperchio, faccio una cosa, un attimo. Allora, andiamo a filtrare. La prima cosa, filtriamo il sugo. Io faccio una cosa un po' semplice, no? Senza tante complicazioni, guardate. Ecco qua. Veloce e pratico.
un'occhiata ai broccoli. Ok, a questo punto sapete cosa faccio? Ho un mestolo, prendo un po' di acqua di cottura dei broccoli e la vado a versare all'interno. Ecco qua. E continuiamo ancora la cottura. Naturalmente io ho messo del sale nell'acqua, quindi i broccoli sono già stati leggermente salati. Però voi prima di salare ancora, mi raccomando, le vongole possono essere leggermente salate. Quindi dopo vediamo se ce ne necessita oppure no. Per Lio non è che non è un circolo privato questo, purtroppo lei non vede la... i commenti, diciamo noi, però quando sta spendendo una spiegazione non possiamo bloccare il video, quindi non devi andare via, anzi resta qua, perché vai via? Chi è? No, Lio, sei rimasto male. Lio? No, sì, saluta Lio, dai, così... Lio, dai, no, mi dispiace veramente, perché magari quando sto parlando non mi interrompono, però questo non significa... che non salutiamo tutti quanti, anzi io vi ringrazio e vi saluto veramente tanti tutti quanti. Filtro le vongole? Cosa? Sì, così filtro le vongole, sì. Vedete, qui non c'è niente, guardate, vedete, nelle mie vongole non c'è sabbia. Sono ben spurgate quando ho messo. Quando, ve l'ho detto, quando sono spurgate bene, non, sabbia non ce n'è. Allora, stavo dicendo, no, prima... che adesso io comincio a sgusciare qualche vongola e la metto, la lascio qui all'interno del succo, del liquido. Così. Veramente lì sì, come? Non ha detto sei ordinata. Lio che ha detto, io non sono riuscito a leggerlo. No, Lio. Lio? Non ho detto a posto. Lio, no, è perché purtroppo i miei messaggi sono veloci, a volte non riusciamo manco a leggerli. Renata ha detto che sei ordinata, è pulita. Grazie Renata, grazie. Quindi sgusciate qualche vongola. Sì, io sguscio alcune vongole, le sguscio e qualcuna la lascio intera, perché sennò altrimenti sono troppe e nel piatto non va bene. C'è chi la fa con le labbra questa ricetta? Sì. Certo. Le cime di labbra buonissime, mamma moglie. Mia. Nigla. Ciao Nigla! Te la fa come Nigla, è uguale, buonissima. Poi le vongole si sposano bene con tutto, quindi è una cosa... Allora ragazzi, io non lo so se a questo punto possiamo anche pensare di buttare la pasta, però aspetterei un altro poco. Vedi come stanno i broccoli? Allora, vediamo un altro poco. Okay. Saluto Anna 72. Anna? Sì. Ciao Anna! Scusate, ma io devo mettere a posto tutte le cose, perché sennò altrimenti. Allora, Anna, ciao Anna. Allora, mo che facciamo? Vediamo un po' i broccoli come stanno, se si sono ammorbiditi. Paola vuole usare le vongole con surgelate. No, Paola, ti prego, Sì, vabbè, si può fare, però no, dai. Vabbè, se hai la possibilità di acquistarle fresche, anche perché, sì, le vongole surgelate, diciamo, ci sarà anche il liquido dentro, non c'è dubbio. Però questo qui è più buono. Ma se non ti riesce, non fa niente, va bene lo stesso, Vabbè, sì. Allora... come vedete si sono ammorbiditi, metto un altro poco d'acqua, perché alla fine tutto questo gira intorno all'acqua di cottura. No, sei di Caserta, vicino a Napoli adesso. Chi è che è di Caserta? No, siamo di Napoli. Allora io a questo punto vado ad eliminare l'aglio, lo elimino, ecco qua. Che profumo. Profumo ragazzi, sì, purtroppo okay. Sì. E sono ammorbiditi? Sì, si sono ammorbiditi, guardate, vedete, si stanno rompendo, vedete? Ok, sono pronti.
Ah, io di Acropoli. No, noi siamo sì, provincia di Caserta, provincia di Caserta. Siamo qua. Ah, io no. Ciao, sono Maria, perché non mi saluti? Saluta Maria, mamma. Ciao Maria! Maria Get 300 sarebbe il nick, però Maria. Maria Get 300, va bene. Ciao Maria, un bacione grande. Dai, ora facciamo questo passaggio che è importante, dai. Allora, frullatore alla mano, mi raccomando. Adesso andiamo a frullare i broccoli, ok? Saluta Pia. Ciao Pia! Allora, io... Pia, Filomena. Dai, ok. Ragazzi. Un attimo solo e dopo vi saluto tutti una volta. Allora, vado a mettere all'interno, ecco qua, del frullatore e broccoli. Scusate, ma io sono mancina e uso la mano sinistra e quindi mio figlio fa un po' fatica a riprendere. Ecco qua. Poggio un attimo, prendo una ciotolina, metto un altro po' d'acqua all'interno perché mi servirà per frullare bene, ok? Ecco qua. Intanto Francesco, puoi mettere un po' il coperchio qua sopra, sì. Leggermente, sì? Ok, vai. Metto un po' di acqua. Donatella, sì, puoi farlo anche con il frullatore immersione. Sì, Donatella. Io adesso provo, se necessita ancora, ne metto un altro po'. Mi faccio ben dietro che questo fa un macello, sto frullatore. Ah, beh, pensavo bene. Ecco qua. Allora, Ambra dice, può lasciarli così anche senza frullarli? Certo, certo, Ambra. certo. Ecco qua, la crema è pronta. Ci è voluto un attimo. Togliamo da mezzo un po' di rosa. Ok. E adesso questa crema la riversiamo di nuovo nella padella. Luisa ti saluta dalla Germania. Ciao Luisa! Sì, c'era anche una ragazza dal Marocco, solo che ho dimenticato il nome. Anche dal Marocco? Sì, sì. Ciao, ciao a tutti voi che mi seguite da tanto, tanto lontano. Siete persone veramente coraggiose, ok? Aspetta di dopo, ti saluto, non c'è tradizione. Allora, una volta messo nella padella, aspettiamo un po', lo mettiamolo subito sul fuoco perché sennò altrimenti comincia a bruciare. Ecco qua. Sciacqua il... Sì. Io metto un po' di acqua qua. Ecco qua. Che ci è rimasto parecchio, già parecchio dopo, però è bene pulito. Vabbè, vedete, tutto qua, vedete. Io non sopporto tanto i frullatori, devo dire la verità, però con quello lì a immersione ci voleva un po' di tempo in più. Allora ho deciso di fare questo. Però non è che proprio mi piacciono tanto, proprio perché? Perché rimane tutto all'interno. Ecco qua. Elvira vuole sapere come ti senti. Elvira della Versailles. Ciao Elvira! Grazie. Poi c'è Sara da Milano, Nunzia da Genova. Nunzia da Genova, Giovanna dalla Puglia, Roberta. Ciao a tutti! La potenza, Marino. Ciao. Sento una porta che sbatte dall'altra parte. Anna, ciao da Imola. Ok, io adesso ho rimesso. E Ste da Napoli, giustamente. Come? C'è anche Ste da Napoli. Ciao Ste! Ste e la moglie si chiama. Non mi ricordo. Ste, dimmi come si chiama tua moglie. Poi c'è Maria dalla Calabria. Ciao Maria! Dai, adesso ragazzi possiamo fare i saluti, quindi scrivete. Okay. Scrivete. Noi adesso possiamo anche calare la pasta. Siete pronti? Siete pronti per calare la pasta? Sì? Ok, io metto giù la pasta. Renata da Genova.
Ok. Allora, il sughetto che abbiamo preparato. Sì, babbo, un attimo, vai. Allora, io adesso metto il liquido delle vongole con le vongole all'interno. Mescolo un poco e cerco di tenere sempre la stessa diciamo liquidità o densità, come dir si voglia, insomma in questo modo, ecco. La pasta è quella secca, Donatella? Sì, ho usato la pasta secca perché sinceramente la fresca è buona, però non si cuoce mai bene. Poi naturalmente in Puglia le fanno loro queste belle orecchiette, sì, ed è diverso da, insomma, io non, sinceramente non so più pasta, non riesco usato, a fare. Secca, sì. Sì, pasta secca normale, le classiche orecchiette che ci vogliono all'incirca sui 10 minuti, insomma, di cottura. E, le tirerò fuori un minutino prima, in modo che le faccio finire di cuocere poi nel sughetto. Quindi non l'hai fatta tu? No, non l'abbiamo fatta noi la pasta. No, anche perché potrei fare una qualsiasi pasta, diciamo, tipo fettuccina, questa roba qua, lasagna, ma l'orecchietta, sinceramente, non le ho mai fatte, non so, non è che non so, però non ci ho mai provato. Magari un giorno, dai. Magari qualche volta mi farò dare una lezione da qualche pugliese proprio, che magari mi piace fare questa cosa, e le imparerò anch'io. E le ho fatto due, perché sei molto bella con questo maglioncino. Ti piace? Mi dona il bianco? Sì? Di solito il bianco mi sembra che mi spegne un po', però non lo so, però magari sto bene. Comunque, vediamo un po' qua che si dice. Allora, io intanto sguscio ancora qualche altra vongola e la metto all'interno, tanto bisogna che ci dobbiamo mangiare, non è che, capito? Poi ne metteremo alcune per... Michele ha detto se vuole farla con i cavatelli. Oh, sì, sì, certo. Sì. Altro che? Anzi, sì, comunque c'è bisogno di una pasta che sia concava, infatti, quindi proprio per poter assorbire bene il sugo e trattenerlo. Vedete? I miei assistenti come sono bravi. Ogni tanto qualcosa. La padana trapiantata in Puglia, Filomena Gatta, mi ho imparato a fare le orecchiette. Oh, allora quanto manca, Filomena, vieni tu qua e ce le zigli, dai, così facciamo... Bene, questa è un'altra idea molto che mi piace tantissimo, cucina con i fan. Perché no? Mi piacerebbe l'idea, ragazzi. Vi dovete sempre far sapere se vi piace l'idea della cena in diretta di San Valentino. Sì, no, hanno detto sì. Poi faremo. Poi non me l'ha detto sì. Allora, peccato che non si sente profumo. Sì, infatti Lisa, c'è un profumo qua, è incredibile. Allora, io assaggio un attimo il sughetto. Buono? Sale va bene? Buonissimo. Perfetto. Non serve il sale qui, eh? No, assolutamente no, va benissimo. La pasta sta bollendo. La pasta cuoce. Vogliono fare la ricetta con... Sì, vai, magari. Donatella, quale altra verdura si può mettere al posto dei broccoletti? Possiamo avere... Le zucchine, possiamo sì. Usare... Le rape, se piacciono le rape al posto dei broccoletti. Volendo anche la verza. La verza tagliata a listarelle. il broccolo romano quello pure romano, quello lì è tutto... ma quello poi alla fine somiglia a sì, ma alla fine è la stessa famiglia, quindi quello che vuoi. Allora, le vongole si sposano bene con tutto, ok? Io sinceramente devo dire la verità, a me con le zucchine piacciono tantissimo. Sì, vongole zucchine è sempre stato il mio preferito. Anche con i broccoli, però le zucchine sono buone. Però non adesso, questo non è un periodo adatto per le zucchine. E quindi quando verrà l'estate, magari... Si può fare farino. Senza frullare, sì. Certamente, senza frullare non c'è problema. Te l'ho detto, io ho fatto crema di broccoli, se no altrimenti l'avrei fatto, come avete visto voi, schiacciato solo leggermente un po' con la forchetta
e aggiunto il pina trefa, anche con i fiori di zucca, altro che pina, certo, con i fiori di zucca sono spettacolari. I fiori di zucca, certamente, fiori di zucchine. No, con le vongole si sposano. Sì, quasi tutto, sì, va bene, tutto quasi tutto con le vongole. Ok, se, mi raccomando, attenzione, non fate addensare troppo il sugo. Se si dovesse addensare, mettete sempre un poco di acqua di cottura della pasta. Anche perché dopo un pochino servirà. Sì, servirà anche un po' dopo per saltare poi la pasta. No, semplicissimo ragazzi, questo non è che ci vuole poi tanto a fare questo. No, infatti è molto semplice ed è anche abbastanza veloce come ricetta, perché è giusto il... Il broccolo bisognava cuocerlo, però vabbè, alla fine. Ecco qua, io intanto sparecchio un po', tolgo un po' di macello dalla situazione. Ok. La pasta a che punto sta? La pasta, vabbè, ci vuole ancora un po', dai, un altro pochino. Allora, io faccio così, ancora questa. Ci vuole un altro po' di tempo. Dai. Ok, adesso avete qualche domanda, dai, approfittiamo un po' di questo stallo, tra virgolette. Allora, Enza di Girolami, ciao dall'Australia. Uila, ciao Enza. Ciao Enza, un bacione grande dall'Australia. Come si sta in Australia? Fa freddo? Non credo. Non lo so, sarà un caldo poi. Ci sono pensate, non so. Concetta vuole sapere quando ti è nata questa passione per la cucina. Da sempre, Concetta, da sempre. Io ero piccola e... diciamo che la mia maestra, quella lì che poi insomma ho seguito le sue orme, era la nonna. E la prima volta che mi ricordo che ho cucinato, la prima volta avevo 12 anni, 13 anni forse. Mm. Sì, ero da sola a casa, i miei genitori, noi avevamo un giardino, insomma, un bel po' di terreno, sì. Ecco, avevamo le pesche, sai, tutte queste cose così. E loro sono andati tutti quanti a raccogliere queste pesche, mi sembra. E io dovevo fare, mi sembra, gli esami di l'esame di terza media, ecco, quindi avevo 13 anni, dai. Allora, io intanto che parlo, non vorrei che si asciugasse, e quindi aggiungo un altro pochino di... Bucky Bucky ha detto, meravigliosa. Non sono riuscito a cucinare con te stasera perché Bisonte deve trovare la cena pronta dopo le 20. La farò prestissimo e davvero meraviglia. Dopo ciao. Le 20 vuole la cena pronta. Sono le 8 meno 20. Ah, dopo le 20 però, cioè no prima. Ah, no. Vuole mangiare dopo. Ah, vuole mangiare. Scusate, vuole bene Susanna. Susanna. Susanna, tu stai cucinando insieme a me, sì? Sì? Enza ti ha risposto, ha detto fa molto. Enza dell'Australia, sì. È molto caldo. Molto caldo? Sì, dai. Allora voglio venire anch'io, Enza. Ma fa sempre caldo lì? Vabbè, no, oddio, però, vabbè, sì, insomma, sì. Però. Allora, quando farà caldo, io voglio fare 6 mesi lì e 3 mesi qua. Così evito l'inverno, ragazzi, perché a me l'inverno non piace. Comunque stavi dicendo finisci la storia, dai. Ah sì, raccontavo questa storia e la prima volta, e mi ricordo che era l'ora di, insomma, mezzogiorno, dovevano tornare dalla campagna e ho detto che faccio adesso? Ma questi non mi hanno detto niente, mamma non mi ha detto niente, sono tornata da scuola. Allora ho detto adesso cucino, preparo qualcosa. Metto su la padella, la pentola, allora erano le pentole. E non lo so, apro il frigorifero e trovo, mi sembra, delle zucchine o peperoni. Ho detto, vabbè, io adesso comincio a fare qualcosa, i pomodorini, perché a me piaceva tanto il pomodoro, e taglio, affetto tutto, metto lì nell'olio, metto un po' di olio, comincio a soffriggere, ci metto un po' di cipolla e metto dentro questi pomodorini. Prezzemolo, avevo trovato del prezzemolo, metto questa una bella manciata di prezzemolo, arriva mio papà, mia mamma, cioè, che è successo qua? Ma chi è a cucina? Che state facendo? Stai facendo? Ho detto mamma, ho preparato io qualcosa e preparo questo piatto. Non ti muovere troppo, se no altrimenti no, la camera... è un po' purtroppo, vai, continua. E niente, alla fine cominciamo, cioè, ci siamo seduti a tavola e mio papà mi fa, perché lui non l'aveva sentito, no? Non aveva sentito niente. Dice, ma chi ha preparato questa cosa? Io sono quasi un po' intimorita, no? Ho detto, mamma mia, forse ho fatto un guaio. Io ho detto, l'ho fatto io, sai, un pochino. E mi fa, brava!
Brava! Bravissima! Ma come hai fatto? Dice, guarda, sono... Allora, guarda mia mamma e fa... Hai visto tua figlia che cosa sarà capace di fare? Tu questo non l'hai mai fatto da sola. E mi ricordo che avevo fatto le fettuccine con quel sugo. Ma che le mette nella figlia non vuole. E da lì in poi, poi, insomma... Maria Sassanagora vuole sapere qual è il piatto che non ami cucinare. Il piatto che non amo cucinare? Sì, diciamo se c'è qualcosa che non proprio ti aggrada. Cosa posso dire? Ma che non piace a me personalmente o perché non piace cucinare? Cos'è che non forse piace? La verza non tanto. Allora, a me personalmente la verza non mi piace. Non mi è mai piaciuta. Quindi non lo preparo. È la cosa che non mi piace. E quindi, però, insomma, se la dovessi preparare, la preparerei lo stesso. E non lo so, te so, se ci sto un piatto che non mi piace cucinare. Ma infatti cucino un po' di tutto alla fine, sì. Sì. Vabbè, forse una volta i dolci, eh. Forse una volta sì, i dolci. Sì, allora, sì, prima sì. Una volta, insomma, non mi piaceva tanto fare i dolci. Ma tanto tempo fa. Però tanto tempo fa. Sì, infatti. Perché? Perché, sai, il dolce comunque richiede molto, insomma, si fa un sacco. Un po' macello. Macello, no? Vero. Si sporca tutto. L'odore dell'uovo mi dava un po' fastidio. Allora... Facevo solo quei dolci che a me piacevano fare e sapevo fare bene. Poi piano piano, mi sono affezionata e forse mi piace tantissimo. Anche perché la pasticceria è un bel settore. Adesso mi piace tanto fare i dolci, ragazzi. Comunque, la pasta che pure ok, fare? Vediamo la pasta. Penso che la pasta sia pronta. Porta, sì. Un attimo che vediamo. Aspetta, che la provo. Bisogna sempre provare, ragazzi. Ok. Perfetto. Perfetto. Bene. Allora, io spengo. Finito la pulitura. Prendo un colino. E vado a scolare e metto dentro. Io ho detto che nella pasticceria ci vuole precisione, sì, infatti. Infatti, sì. E Antimo vuole i macarones. Antimo? Vuole i macarones. Certo, macarons. I macarons. I macarones. I macarones. Ecco qua. Ah, Concetta, hai detto bella storia, sia da ricordare che da raccontare. Grazie, Concetta. Saluta Anna da Napoli. Ciao, Anna. Ok. Benissimo. Quanti di voi stanno cucinando in questo momento con noi? Io adesso... Dite sì. Cioè scrivete sì, no dite. Allora, il piatto è quasi ultimato. Faccio leggermente asciugare, leggermente, mi raccomando non lo fate seccare troppo. Prendo un piatto. Oh, c'è anche Mariella. Ciao Mariella! Ciao Mariella! Bacione! Ha detto Emma che non riesce a fare i vigneti di San Giuseppe. Quando vuoi ci dai la vitrolisetta, ce l'abbiamo la vitrolisetta dei vigneti di San Giuseppe. Le zeppole? Le zeppole, sì. Però quelle dei vigneti di Santa Rosa, esatto. Santa Rosa. In community la metto. Sì, dai, la postiamo in community. Ciao Mariella! Ok, per me il piatto è pronto. Ok. Spengo la fiamma e vado a impiattare. Cucchiaione, scusate. Che saluta Maria Luisa. Ciao Maria Luisa. E poi ci stava anche. Aspetta, questa cosa. Anna ha detto che fa questa ricetta domenica. Sì, Anna, fai benissimo perché sarà davvero un piccolo capolavoro. Anna, è veramente buona, dai. Al mio bisonte gliene do un po' in più, cosa ne pensate? Concetta sta cucinando con noi. Concetta, allora? Hai finito anche tu? Hai detto che ha messo il cellulare vicino, attaccato al mobile, così può cucinare contemporaneamente. Ti voglio bene, Concetta. Ok dai, finiamo. Concetta, allora, io il piatto, ho impiattato. E mi servono le pinze, dove sono? Vabbè, prendo la forchetta, dai, sì, non dai. Fa niente. Saluta Elena. Elena c'è il Cucci. Ciao Elena! Ciao Elena!
Andiamo a mettere qualche fiorellino di zucchine, di broccoli. Di broccolo, bello, eh? Che ne dite? Perché ci vuole un pochino, eh? E poi andiamo a mettere su qualche bella vongola. Mi ha detto che profumo, da me stanno aspettando che si mangia, è venuto buono. Ah, dobbiamo fare, detto Anna, dobbiamo fare le frappe, le famose chiacchiere. Le frappe. Le frappe. Le chiacchiere ce le abbiamo. Le chiacchiere ci sono. Ok. Ok, Paola Quarti, ciao da Brescia, domani con le vongole fresche. Brava, brava Paola. Ok, dai. C'è un piatto in più, Saverio, Saverio, c'è un piatto in più. Saverio, vieni, vieni a casa. Aggiungiamo un posto a tavola. Ok, dai. Adesso... Allora, amici, amiche, ecco qui il piatto è pronto. Oppola, attenzione. Dai, ci facciamo anche un giro attorno. Ok. Io lo porto a tavola. E lo assaggi. Ah, c'è Michelle dalla Francia, che ti saluta. Ciao Michelle. Ah, Anna ha chiesto quante vongole per tre persone, giustamente. Io ho preso 500 grammi di vongole e sono 300 grammi di broccoli e 240 grammi di orecchiette. Ok. Ok? Ora facciamo questa famosa prova assaggio. Facciamo sta prova assaggio? Sì. Tanto lo so che sono buone. Cotta un po'. Vabbè sì. Va bene? Va. Questo è il piatto del bisonte. Dell'altro bisonte. Come ha detto la nostra amica. Sentiamo un po'. I nostri mariti sono tutti bisonti. Sì, vai, assaggio. Come? Sì, ma non come tu quando, che sto qui. Vabbè, io ho il mio piatto. Eccezionale, ragazzi. Okay. Provate. E fatemi sapere dopo com'è andata. Sì, ragazzi, fateci sapere nei commenti chi l'ha fatto e anche chi non l'ha fatto, ragazzi. Saluta, ciao, io, Sara. Ciao Sara, amici e amiche mie, io vi lascio a questa bellissima cena, vi aspetto alla prossima. Fatemi sapere se per giovedì cioè per San Valentino volete questa diretta. Vabbè, metteremo un post sulla community, così ci fate sapere. Ok. Che dirvi? Vi do un abbraccio, un bacio e un arrivederci a tutti da zia Franca. Ciao Sara, grazie. Sara, Claude, Anna, sì, e beh, sono stati tutti i saluti. Mariella, ciao, a presto. Ciao a tutti. Ah, vi ricordo sempre, ora stacchiamo però, vi ricordo il vlog di zia Franca. Metto il link del canale, chi volesse iscriversi, nella descrizione. Quindi se a chi fa piacere... iscrivetevi, ecco. Iscrivetevi che parleremo di tante cose. Tante belle cose. La prossima volta fare un vlog pure, cioè una ricetta, no, una diretta senza quella cucina. Sì, no? sì, ovviamente. Sì, poi faremo anche qualche anche perché diretta. Esatto, sul vlog di zia Franca, poi più in là cominceremo a fare le dirette non di cucina, ovviamente. Quindi perciò magari iscrivetevi, ragazzi. Dai, comunque adesso mangiamo, dai. Adesso andiamo a cenare perché zia Franca c'è fame. Buon appetito a tutti. Grazie, un arrivederci e un grazie a tutti. Da zia Franca. Buonanotte e buona serata a tutti. Ciao.